Alberto Magnaghi, e l'identità territoriale potrà sopravvivere alla globalizzazione? Ma deve sopravvivere alla globalizzazione. Oggi c'è un processo che noi chiamiamo di deterritorializzazione, cioè di riduzione di potere degli abitanti, dei produttori sul loro territorio, sul loro patrimonio, sulle identità del territorio. La globalizzazione ha avuto molti esiti importanti, ma tra i quali anche molte criticità, cioè la creazione di squilibri, di allontanamento delle decisioni dalle persone, dai luoghi, eccetera. Noi territorialisti pensiamo che il futuro sia nella complessità dei patrimoni, della loro cultura, delle culture locali, della capacità delle popolazioni locali di riappropriarsi dei loro patrimoni territoriali, che vuol dire tante cose, saperi ambientali, culture del territorio, città, culture artistiche, eccetera, che il futuro del mondo sia nella costruzione di tanti luoghi, quante sono le regioni, le microregioni, le bioregioni, che esprimano ognuna una propria capacità di esistenza nel mondo e scambino reti solidali nel mondo. D'altra parte, l'origine di molte guerre contemporanee è proprio questa sottrazione dei poteri alle comunità locali e, d'altra parte, la costruzione di enormi, che si chiamano così, ecological footprint, cioè grandi impronte ecologiche. Quali sono le parole chiave del futuro? Ma coscienza dei luoghi, patrimoni locali, identità locale, relazioni solidali e non gerarchiche, cooperazione tra i popoli attraverso la capacità di ogni popolo di scambiare beni e merci in modo non violento, non aggressivo e non disfruttivo.